situazione della prima squadra, come è stato scritto nei manifesti e come è stato anche divulgato sul cittadino. Sono, ecco, non chiedetemi più voce perché purtroppo il mio limite è. Vedendo una platea di questo genere qui, sono anche stupito in parte, meravigliato, ma anche felice di vedere così tanta gente, perché oltre al complesso dei giocatori ci sono tanti genitori, tanti amici, parecchi tifosi, e soprattutto devo partire ringraziando il sindaco con l'amministrazione comunale, il vice sindaco Bianchi, il sindaco Pasquale Belloni, e doveva esserci anche il presidente della Banca Centropadana, che è il nostro sponsor ufficiale da tantissimi anni, però fortunato lui è al mare e mi ha detto comunque di ringraziare e di salutare tutti. C'è la stampa che ovviamente ha tutto il nostro appoggio e tutto il nostro ringraziamento, e ci siete voi per questa apertura. Siamo a due giorni dall'inizio ufficiale della stagione sportiva, però noi intendiamo farlo con anticipo. Sarò breve perché dopo sono anche altri che devono intervenire, per cui dopo aver ringraziato la presenza di tutti, partiamo dicendo che quest'anno inizia un po' come tutti gli anni, come tanti anni, una nuova avventura. Poteva essere un inizio soft, dove a San Colombano negli anni precedenti si è cambiato poco, un po' per consuetudine, un po' per necessità, un po' per rispetto dell'esistente. Quest'anno sapevo che se ci fosse stato un avvicendamento nella direzione sportiva, sapevo che andando a prendere un certo personaggio avrebbe sicuramente stravolto quella che è un po' il volto della, non dico della società, perché la società chiaramente è un organigramma diverso, però l'aspetto sportivo sicuramente avrebbe davvero inciso profondamente. Vedendo quello che è successo in breve tempo, penso che lui possa essere considerato un dipendente a tempo pieno, per cui la sua ditta viene in secondo piano. Diciamo che la squadra chiaramente rispetto agli anni scorsi ha cambiato volto. C'è stato anche un ricambio nell'aspetto tecnico, che è stato conseguenziale, perché al di là che la figura del mister per noi ovviamente è stata graditissima, però il tutto è anche avvenuto perché mister Maurizio Tassi, che è stato con noi 8 anni, ha deciso di sua volontà di avere un'esperienza diversa. Con lui è finito un po' il suo staff, come capita in tante circostanze, e allora c'è stata l'occasione per modificare o per rinverdire anche questo assetto. Abbiamo invece una figura solida che è con noi da tanti anni, sempre nell'aspetto del societario, che è la figura del massimo fisioterapista Giuliano Micheli, che magari in questi articoli dei giornali finora non è stato citato, però io lo cito qui per primo e lo ringrazio per la sua adesione, diciamo, anche a questa stagione. Il ringraziamento va in primis agli organi societari importanti, per cui il mio vicepresidente Nino Inzadi. Purtroppo abbiamo perso la figura di Aurelio Tansini e questo ci ha un po' colpito. Come ricordiamo anche la figura di Luigi Albertini, che solitamente era qui presente e dava spazio e lustro a tutte le nostre manifestazioni sportive.
ringrazio i collaboratori che sono una parte determinante della nostra società, oltre ai consiglieri, ovviamente a tutti gli staff, al settore giovanile che per la nostra società è un punto cardine, come è stato ribadito in tante circostanze, a partire dai due responsabili che sono Ettore Vidali, che è qui ormai da più di 20 anni, e da Gianni Pesatori, che fra andate e ritorni diciamo si avvicina. Cosa dire? Gli aspetti sportivi verranno valutati da chi ha una competenza diretta, perché mai come quest'anno la mia figura è stata a margine. Così smentisco anche chi diceva che con me è difficile lavorare, però penso che la mia presenza, che non vuole incidere sotto l'aspetto sportivo, anche se qualche volta l'ha fatto, non quest'anno principalmente, però sotto l'aspetto amministrativo, sotto l'aspetto dell'economia, deve per forza avere la sua valenza, no? Perché se noi andiamo avanti da tanti anni bene, senza o con pochi problemi di questo genere qui, è perché i conti sono sempre stati tenuti sotto controllo. Non voglio fare paragoni con le altre società, perché non mi interessa, noi guardiamo a casa nostra. E a casa nostra vogliamo alla sera andare a letto e stare tranquilli tutti. Dalla mia figura, che probabilmente ha anche responsabilità dirette, ma anche la figura degli altri componenti della società. Sotto l'aspetto sportivo penso che San Colombano abbia dimostrato molto in questi anni qui, se come viene ribadito sono 26-27 anni che siamo in eccellenza o in Serie D e non siamo mai retrocessi, che dal settore giovanile siamo andati con tutte le squadre in fascia A e anche lì da tantissimi anni non siamo mai retrocessi. Io penso che più di così si possa chiedere null'altro ad una società.